C'è il signor... Si sente? Io devo... Mi scuso perché ho dovuto scrivere, perché di solito quando parlo di ambiente mi girano talmente le scatole che dopo 5 minuti qui finirebbe in rissa. Per cui dovete sorbirvi quello che ho scritto. Allora, mi presento, sono un ambientalista anarchico. Una volta si diceva né Dio né Stato né serve né padrone. Quindi, sono libero da qualsiasi legame, ragazzi, dai partiti, sono qui solo per risolvere dei problemi. Chi si vuole accodare a risolvere dei problemi, vabbè, chi no, se ne può anche star fuori. O contribuire. Quindi, allora, sono uno dei fondatori del Comitato a difesa della salute dei cittadini siderinesi, che ha fatto di nuovo divenire attuale il vecchio problema della ex BP Scafò, come quello della sigla. Anni addietro ho fatto parte del Comitato Ecologico Pantanizzi, il primo comitato ecologico italiano. Questo per far capire che sono decisamente 36 anni che stanno rompendo, e mi scuso per il termine, le palle con fabbriche chimiche inquinanti, portatrici di malattie, tumori e di poco lavoro. Infatti ci ritroviamo ancora incredibilmente qui in Consiglio Comunale a discuterne la pericolosità. Poco tempo fa sono emessi dei fascicoli rimasti ben nascosti negli scaffali della regione per ben 12 anni, dove si evince che 900 tonnellate di rifiuti di lavorazione contenente oltre 70 sostanze inquinanti, tossiche, cancerogene, eccetera, sono ancora lì, in quell'aria, stivati in dei bidoni. E come se non bastasse, un'altra fabbrica chimica pericolosa, la SICA, si insedia nella zona di Pantanizzi, distante 300 metri dalla precedente e ancora più vicina alle case, quasi attaccata. Per non perdere tempo non starò a parlare delle varie sostanze chimiche presenti nelle due fabbriche, ne parleranno altri componenti del comitato. È chiaro però che arrivato a questo punto urge un intervento del comune, che peraltro ha ereditato incolpevolmente questa gravosa situazione. Quindi intervento diretto a chiedere alla regione l'immediata bonifica dell'area, come abbiamo detto, dell'ex BB. Pensate, fino a poco tempo fa non risultava nemmeno nei siti da bonificare. E in più, in un eventuale processo da intentare per disastro ambientale, il comune stesso si potrebbe costituire parte civile per il risarcimento dei danni. Invece, per quanto riguarda la SIGA, faccia tutto il possibile per non far ottenere alla stessa l'AIA, sarebbe l'autorizzazione integrata ambientale. Perché, cari signori, la SIGA, che si vanta di essere una multinazionale ambientalista, ha operato fino ad ora senza l'AIA, cosa gravissima. Anzi, nella conferenza dei servizi per discutere dell'AIA, assieme ai vari enti, comune, regione, eccetera, eccetera, la SICA ha fatto sapere di non poter attuare tutte le cautele necessarie per la salute dei cittadini, essendo esse molto costose. Questo forse non lo sapete. Incredibile, ormai anche le multinazionali non hanno più soldi. Ma non solo. Ha minacciato tempo fa un giornale, La Riviera, a non scrivere più articoli riguardanti la SICA, perché in caso contrario avrebbe pagato una penale molto onerosa. Questo perché loro erano a posto con la produzione, non andavano confusi con la ex BP, eccetera, eccetera. Pensate, il comunicato minaccioso era di 8 righe e si sono messi a scriverlo 8 avvocati. Uno per rigo, uno studio intero. E tra poco consiglieranno ai malati di asma di andare a respirare i fumi che escono dai loro cammini, assicurando una pronta guarigione. A tal proposito mi viene in mente una mala riflessione, cioè tante volte per ottenere l'autorizzazione per un esercizio commerciale devo pagare 1000 balzelli ed essere sottoposto ad altrettanti controlli, e invece al contrario impiantare una fabbrica chimica pericolosa è come bere un bicchiere d'acqua. Qualcosa non quadra, non torna. E poi la stessa SICA, come la ex BP, non potevano insediarsi nella zona, che è di piccola industria artigianale, essendo la loro produzione classificata nociva di prima classe, quindi andavano ubicate lontano
dai centri abitati, a parte il fatto che anche il piano regolatore prevede ciò. Resta naturalmente la nostra solidarietà per il personale che lavora all'interno dello stabilimento, ma la domanda è: come si sia potuto arrivare a tutto questo? È molto semplice. Avete presente quando si cucina un primo piatto? Perché io di cucina mi intendo. E allora, gli spaghetti sono rappresentati dai politici corrotti e omissivi, che si infilano ovunque. Una spruzzata o un pizzico di 'ndrangheta ci vuole, ed è il pepe nero. Il prezzemolo pure, ed è rappresentato dalla massoneria, prezzemolo d'ogni minestra. Il tocco magico, segreto, del piatto sono appunto i servizi segreti deviati, che ci sono anche in mezzo. E infine i pomodori sono i colletti bianchi comprati, ingegneri, avvocati, giudici, medici, che si sposano benissimo con gli spaghetti politici. Questi sono i personaggi del banchetto. E sapete chi non partecipa alla spartizione? I poveri onesti cittadini. Allora è riservato solo di subire la chimica pericolosa e morire di leucemia, tumore e quant'altro, come del resto sta già succedendo, ne vedete i veri effetti tra 15 e 20 anni. E mi chiedo, è questo il futuro che vogliono per i nostri figli? Credo di no. In più, vi faccio notare che essendo la nostra zona ventosa e con i venti che cambiano continuamente durante la giornata, l'eventuale altra corrosione di bidoni più l'attività della siga colpirà comunque, o colpirà, scusate, chiunque, sia chi fa finta di non sapere della sede dei calabresi ipocriti, fora tu a un di piglia piglia, e armamoci a partire, perché questo è il problema nostro, di tutti, e colpirà sia chi è a favore, purtroppo, sia chi è a favore e chi è contrario alle fabbriche chimiche inquinanti e pericolose. Vado a concludere dicendo una cosa che potrà sembrare desueta, anacronistica, fuori dal tempo. Si deve nel mio paese e ripeto, il mio paese ha perso un attimo. Dai, pieno esplodi, dai, scusate, pieno lo colore. Vorrebbe esplodere, però non ce l'ho. Dico solo questo, il mio paese, e ripeto il mio paese, ha perso nel corso degli anni una cosa molto preziosa, ha perso l'onore. Come significato è sinonimo di orgoglio e vanto di appartenere a una comunità e rispettarla. Questo non mi è capitato mai. Un attimo per concludere. Questo senso di appartenenza, l'onore come appunto significato è sinonimo di orgoglio e vanto di appartenere ad una comunità e rispettarla. Questo senso di appartenenza era molto presente alla fine degli anni 60 e fino alla metà degli anni 70. A quei tempi il paese era un punto di riferimento e faro per tutti i comuni della fascia ionica. Si discuteva di politica ovunque, e se ci fosse stato un problema cittadino, i vari partiti, PC, DC, PSI, allora erano questi, che prima si accapigliavano, si sarebbero trovati uniti per risolverlo, in nome del paese. Allora sicuramente sarebbe stato molto difficile per una fabbrica chimica pericolosa installarsi e lavorare a discapito della popolazione. Politici, cittadini, collettivi studenteschi, professionisti, intelligenze varie, dalle più nobili alle meno nobili, sarebbero insorti. Poi tutto è finito e ad esempio sono passati sulle nostre teste senza colpo ferire l'abbandono della ferrovia e lo smantellamento dell'ospedale. E allora
Concludendo, il comune si dichiara comune libero dalla chimica e prende una posizione netta e decisa anche rispetto delle generazioni future, e così facendo si recuperi tutta assieme, almeno in parte, un po' dell'onore perduto.